Le risposte ci sono, forse mi sbaglio a esprimermi, le risposte ci sono, il problema è come sempre come praticare. La prima cosa che volevo dire, scusatemi senza rispondere a nessuno, ma come discorso generale, io una cosa che dico spessissimo quando faccio le chiacchierate in giro per l'Italia, anche in varie università, eccetera, eccetera, perché voi sapete che il mondo ambientalista viene sempre visto come quelli che si occupano di una visione del pianeta come se fosse ecocentrica, no? Quindi con al centro una dimensione altra da noi. Allora, io che sono un naturalista, quindi potete immaginare, un naturalista proprio di cuore, quindi amo follemente tutte le forme di vita, e quando sto in mezzo alle forme di vita altre mi sento impazzire, nel senso positivo del termine, amo gli insetti, amo tutti, quindi però mi rendo conto, lo dico sempre con grande chiarezza, perché così è la verità, che noi come ambientalisti stiamo occupandoci di queste cose, stiamo cercando di lavorare per cambiare le cose, perché abbiamo una visione profondamente antropocentrica, perché noi stiamo cercando di mantenere quegli equilibri dinamici che hanno consentito alla civiltà umana di diventare tale, perché se no, io francamente mi occupo delle mantidi religiose, cioè voglio dire, capito cosa voglio dire? Cioè, no, questo colpisce molto, no? Mi riferivo in particolare, mi pare, all'intervento di Simonetta, no? Che diceva, quale può essere un'altra parola, io poi ci tornerò su questo, no? Perché ci sono anche narrative diverse, no? L'ambientalismo, mi è capitato di essere chiamato in qualche riunione a porte chiuse per riflettere sul futuro dell'ambientalismo, sì, punto esclamativo. E io dico, secondo me si sono sbagliate tante cose, ma lo dico da persona dentro, quindi non è che mi metto fuori, perché io ho fatto l'ambientalismo, quindi proprio il modo di narrare, il modo con cui noi abbiamo comunicato, in molti casi ovviamente è stato anche spinto dalla comunicazione, perché a me il giornalista mi chiama semplicemente se io dico che domani moriremo tutti, no? Allora poi ovviamente qualcuno mi intervisterà dicendo chi è questo pazzo che dice che domani. Altrimenti, diciamo, la notizia deve essere sempre catastrofica. Io sul discorso del catastrofismo voluto da alcune persone, io non ci credo a questo. Conosco tutto il gruppo originario dei limiti della crescita, nessuno di, ma non vi dico che c'è, era il contrario del pessimismo. Anzi, lui aveva l'ottimismo della ragione e lo declamava e lo praticava quotidianamente. Quindi io vi posso garantire, la persona che l'ha conosciuto benissimo, lui era esattamente il contrario di quello che l'hanno dipinto, catastrofista, pessimista, proprio l'opposto, e tutto il gruppo di giovani degli elementi era esattamente il contrario, quindi nessuno di questi si è mosso con catastrofismo, quindi è stato appiccicato, diciamo, questo modellino a livello di comunicazione, perché faceva gioco, no? Perché uno veniva a dire, dice adesso se andate avanti così sicuramente il futuro non ce l'abbiamo il futuro per tutti. Allora, questo ci tengo molto a dirlo, perché c'è sempre questo pensiero, no? Ah, ma questi pensano, capito, ad altre cose, non pensano all'essere umano. Noi stiamo pensando a degli equilibri che ci sono stati in tutto l'Olocene, da 11.000 anni ad oggi, dalla rivoluzione neolitica ad oggi, e che bene o male ha portato l'umanità ad avere 7,2 miliardi di abitanti e purtroppo, per quanto riguarda le previsioni, l'ultima delle Nazioni Unite, l'ultimo World Population Prospect, come sapete, per la variante media è 9 miliardi e 600 milioni al 2050. Per carità, io mi seguo ogni due anni e le Nazioni Unite fanno questo splendido aggiornamento della previsione della crescita in questo World Population Prospect, che è molto interessante. Non ho il tempo per andare a analizzare come si sono andati i problemi negli ultimi anni, però insomma, per dirvi, allora, è questo il nocciolo della questione. Allora, cerco di rispondere cercando magari dove è possibile di collegare alcune domande. La prima domanda che diceva l'amico Mancone, che un po' può essere collegata all'ultima di Andrea, legata al problema di crescita, decrescita, eccetera, eccetera. Allora, parliamoci con grande franchezza, cioè io Mancone lo conosco, una enorme stima, ci siamo fatti tante tavole rotonde insieme. È bellissimo che lui abbia diciamo, esplicitato e rafforzato una visione forte anche da un punto di vista così politico, no? Della dimensione, ma è evidente che nessuno di noi si può sognare di andare dall'Eritrea a dire che deve decrescere. Cioè, io vorrei che si uscisse un po' fuori da questo, cioè il mondo e le società planetarie non possono decrescere, tu pure, questo è impossibile.
e lui lo sa benissimo, quindi è una persona intelligentissima, quindi il problema siamo noi, i paesi ricchi. Ma aggiungo, e qua ho visto da diversi di voi interventi molto interessanti che ovviamente fanno capire una comprensione di questi fenomeni, che come voi sapete dai tempi di quando la UNDP, quindi il programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano, ha prodotto il programma ha prodotto il rapporto sullo sviluppo umano, con il primo indice che non fosse il prodotto interno lordo, che potesse in qualche maniera essere confrontato, no? Che è un indice composito che mette insieme peraltro il prodotto interno lordo, l'aspettativa di vita e l'indice di istruzione, il famoso Human Development Index, no? Ecco, loro hanno messo in piedi tutto questo sistema, eccetera. Da quando c'è stato tutto questo dibattito, da quando c'è stata tutta questa grande visione di una, poi ci torneremo quando parleremo del GDP, sappiamo in maniera molto chiara che nell'interno delle società ci sono delle differenze molto forti che si vanno sempre più divaricando, più che mai in situazioni di crisi economiche. Faccio un discorso molto ovvio: nei paesi industrializzati oggi la differenza, non lo vengo a raccontare io, arrivo buon ultimo, tra ricchi e poveri sta aumentando. Quindi tra chi ha e chi non ha, e tra chi non ha addirittura proprio basic needs. Quindi il discorso è molto articolato, quindi diventa molto difficile, se non lo connoti, fare un discorso di crescita per la decrescita. Io credo che la Tusce ne sia straconsapevole, perché ripeto, sono di grande intelligenza, che lui continua ovviamente su questo slogan utile anche al grande dibattito, perché voi sapete meglio di me che la comunicazione, che ad esempio io quando andavo ai tempi di Maurizio Costanzo Show, no, lì a Parioli, quando si faceva, lui ai vari personaggi che invitava, poi prima della trasmissione, della registrazione, perché in genere era registrata, li vedeva nel suo camerino e gli scambiava due battute. Poi ogni volta che mi incontrava mi faceva: Cipollone, ma lei dice un sacco di cose interessanti, mi piace molto, ma lei dovrebbe essere, però noi vorremmo il dibattito deve essere un po' bianco e nero, cioè uno deve dire il meccanismo della comunicazione è molto così: se tu argomenti e cominci a razionalizzare, a ragionare, appesantisci i tempi televisivi e appesantisce anche quel mood che è un'altra storia personale bellissima. Poi chiudo, perché sennò parlo troppo di cose personali. Fu la trasmissione che feci a 8:30 con Ferrara, all'epoca famosa delle uscite di Bion Lomborg, il mitico ambientalista scettico, che molti di voi ricorderanno, il famoso volume L'ambientalista scettico, sarà appoggiato da tutti i negazionisti. Lui era in collegamento da Copenaghen, io stavo in studio e insieme a me avevo Sartori, il mitico Sartori, e il loffione, devo dire, con tutto rispetto, Paolo, quindi che faceva il pesce in barile. Allora, io devo dire che nella trasmissione, che non riuscivo ad alterarmi, perché continuavo a documentatamente a dire come stavano le cose, come il mondo scientifico dicevano che le cose stessero. E quindi Lomborg, quando diceva delle cose, diceva le sue, eccetera. E Ferrara era ficcante, perché diceva: ma caspita, questo non si arrabbia, questo non urla contro Lomborg, cioè che l'ho chiamato a fare? Cioè, alla fine questo era il discorso. E quando è finita la trasmissione, questa me la ricordo da morire, Ferrara si mette sotto il braccio e fa: voi, io le devo dire una cosa, io sono d'accordo con lui, io sono assolutamente, qua non sapremo mai, però lì, quando siamo in televisione, più vivacità, cioè lui non deve dirmi che i dati sono, che l'atmosfera è così, che la concentrazione dell'anidride carbonica, cioè si arrabbi con quello, dica a me, dice stronzate, faccia capito, faccia questo per dirmi, no? E lui ha detto che era d'accordo con me. Pensate che trasmissione diceva: io non posso credere, testuale, io non posso credere che noi